Bene, amica di mille giornate, ci dobbiamo salutare. Quanto tempo che abbiamo passato assieme. Quanti giochi che abbiamo giocato assieme. Mi mancherai terribilmente. Anche se ti ho cambiato con una PS4 Pro, sei stata la migliore. Non mi hai mai deluso. Spero che renderai felice qualcun altro e che ti tratti bene come ti ho trattato bene io. Grazie di tutto, PS4. Non è più un segreto ormai che io desiderassi una Switch, tant'è che ho anche pregato Nintendo di darmene una pur di diventare suo schiavo. Certo è che, Nintendo, se tu volessi regalarmi una Nintendo Switch, sarebbe ben accetta. Io, come ho già detto in altri video, ti gioco qualsiasi cosa tu mi dai, io te lo gioco, te lo registro, te lo recensisco anche, mi vendo a te, Nintendo. Sappilo, io ti amo. Non ha funzionato, purtroppo. Quindi mi sono dovuto arrangiare e comprarmene una. Comunque, Nintendo, se vuoi mandarmi qualcosa, io accetto tutto, ti recensisco tutto, ti gioco tutto. Guarda, proprio mi vendo, sono per te. Prendimi. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Unboxing. A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo video. È vero, desideravo una Switch, tant'è che stavo pensando da un bel po' di tempo di prendere il modello 2. Ma con una recente offerta, portando indietro la mia vecchia PS4, tra parentesi per chi lo scriverà nei commenti, non ho dato via la PS4, ne avevo due, ho deciso di darla dietro per dover pagare un attimino meno. E beh, per quello che l'ho pagata, sinceramente, ne è valsa sinceramente la pena. Quella PlayStation mi rimarrà per sempre qui nel cuore. Ho ancora qui lo scontrino di quando l'ho comprata nel 2016, purtroppo sarà solo un ricordo ormai. Vabbè, abbiamo la PS4 Pro di Kingdom Hearts, buttala via. Ma direi di non perderci in chiacchiere e aprirla subito. Oh, è da un bel po' che non prendo una Switch in mano, ma è piccolissimo tutto ciò. Cioè, sarò io che ho le mani abbastanza grandi, ma è tutto piccolissimo. Però, porca miseria, sti Joy-Con bianchi. Wow, mi avevano chiesto se volessi quelli colorati o questi qua bianchi. Ho scelto questi bianchi dicendo ma sì, sono diversi dal solito. Bianco, nero, pulito, semplice, bellissimo. Ma ora vediamo il pezzo più forte. Wow, questo schermo è fantastico. E l'appoggio dietro è meraviglioso. Bellissima. Sotto cos'altro abbiamo invece? Il nostro dock. Anche questo in pure white. Bellissimo. Bellissimo. Con il pezzo che si può togliere. Oh, sincero, ero titubante sul fatto di prenderla bianca, ma è bellissima, è veramente bella. Poi abbiamo il caricatore, più grosso di quanto immaginavo, ed è un USB-C. Abbiamo un cavo HDMI e il nostro grip per i Joy-Con. Oh, lo ripeto, sarò io che non tengo in mano una Switch da un bel po' di tempo, ma sembra tutto così piccolissimo. Sembra tutto piccolissimo rispetto alle mie mani. Mi sembra che manchi qualcosa. Ah, ecco appunto. Ci mancano i laccetti con gli attacchi per i nostri Joy-Con. Togliamolo da qui. Uno e due. E li mettiamo qua dentro. Ti giuro che avevo stra paura di averli messi al contrario. Porca troia. Però, ah, che funzionano. Ti giuro che se non escono più mi sparo. Ok, per fortuna era giusto. La madonna, quanto è lungo sto filo. Oh, davvero, è piccolissimo. Cioè, mi sta chiuso dentro una mano questa roba. Tutti e due, te, guarda.
Sono piccolissimi. Però bianco è meraviglioso. Madonna mia, questa roba sembra di un fragile. Però ecco qui la Switch completamente montata. A parte la paura di aver montato i Joy-Con al contrario, finalmente eccola qui, tutta montata completa. Il problema è che ho paura a tenerla in mano, sembra così fragile, cioè sembra che mi possa scivolare dalle dita in ogni singolo momento. Però la cosa bella è la sensazione è diversa fra questo e questo. Questo è freddo metallo, questa è plastica abbastanza dura, devo dire, però sembra vuota dentro. Cioè sembra che se la piegassi... Ho paura, credetemi, ho paura di tenerla in mano. Cioè, veramente, però devo dire una cosa al contrario di quanto stavo dicendo prima, che sulla grandezza, una volta montata comunque è abbastanza grossa, cioè riesco a tenerla bene in mano. Dobbiamo caricarla ovviamente, però prima di fare questo, già solo adesso a guardarla ho paura di romperla o di rovinare lo schermo, quindi mi sono procurato uno di questi, un vetro protettivo, in questo caso della Orzil. Per 9€ ho comprato 4 vetri temperati, infatti sotto c'è scritto Life Pack Pack, quando mai li cambierei tutti e 4, voglio dire. Non si sa mai, incrociamo le dita. Era uno dei migliori prodotti, qualità prezzo e anche con le recensioni, perfetto. Quindi direi di farlo mettere, perché io non sono capace di mettere queste robe. Lo porto da mani più esperte. Rieccoci tornati dopo aver applicato il vetro, giusto per farvi vedere che l'ho fatto veramente. Eccola di nuovo qui. E so che non si noterà molto, ma eccolo qua il vetro. Quindi ora rimontiamo gli Joy-Con. 1 e 2. Risbustiamo il dock. Ah, che bello che è bianco. E mettiamo tutto in carica. Il cavo sembra abbastanza lungo, penso che sotto la scrivania ci stia. Quindi sopra va l'alimentazione, sotto ci va l'HDMI e in fondo ci va la LAN. Tutto esce da questo comodo buco sul retro, è suonata malissimo, e lasciamolo un po' di tempo a caricare. Infiliamolo dentro con estrema cautela, che io ho già paura. Ecco fatto. E mettiamolo a caricare. Voi pensate che io stia scherzando, ma c'ho una vera paura che... di distruggerlo già subito. Sul retro della scatola c'è anche una faccina sorpresa. Oh! Intanto che la Switch è in carica, vi presento i miei primi 3 giochi fisici per la Switch. Eccoli qua. Il primo Sushi Strikers, il secondo e il terzo Xenoblade 1 e 2. Questo potete ben immaginare perché l'abbia acquistato. Questi due invece avevo già un interesse, come ben potete vedere, ma li ho trovati entrambi usati a 20€ e a 25€. Ho detto, per quel prezzo non posso certo farlo acquistare a qualcun altro, fanculo, me lo vado a prendere io. Tra l'altro li ho acquistati quando la Switch ancora non era arrivata, quindi potete capire quanto già mi stavo portando avanti dicendo cazzo, la voglio. E quale di questi 3 giochi proveremo per primo? Escludiamo già il 2. Secondo voi? Ok, la Switch ha già un po' di carica. Diamole già le impostazioni base. Colleghiamola ad internet. Usiamo il touchscreen, così vediamo anche se il vetro temperato dà fastidio. Il vetro temperato non dà nessun fastidio al touchscreen. Colleghiamola alla TV. Direi che è collegata. Ce li ho già quegli accessori. Già collegato, se no non saremmo qui a discuterne. Che cazzo mi stai dicendo? Ma è ovvio che il collegamento è effettuato, cioè non saremmo qui a discuterne, Nintendo, anche tu però. Cioè, va bene tutto. E creiamo il nostro utente. Finito. Direi che è ottimo. Configurazione completata. Ritorniamo indietro. Ah, che bella che è. Ed è completamente vuota in questo momento. Tema nero perché molto meglio. Inseriamo il nostro primo gioco nella nostra Nintendo Switch. Eccolo qui, Sushi Striker. Vediamo com'è sta roba da 3€. Ovviamente. Sushi Striker, the way of sushi!
Cappuccino! Porca troia, vale tutti quei 3 euro sta roba. La cosa divertente è che questo gioco costava meno nuovo che usato. Usato costava più del doppio. Scegliamo il personaggio femminile perché mi piace. Non mi voglio spoilerare neanche la storia. Proprio sto andando velocissimo. Ah, è così che funziona sta roba? Guarda che combo incredibile. Sono sicuro che col touchpad questa roba sia anche più fattibile. Però in realtà non è male neanche con questo. Beh, che dire, la Switch OLED è sicuramente un'ottima console. I colori sono fantastici, il nero è perfetto. La console in sé, ti giuro, all'inizio quando è uscita non credevo che mi sarei comunque trovato bene con una console del genere, perché mantenere così tanto spazio all'inizio non mi sembrava una grande idea, ma in realtà quando te la trovi in mano è perfetta a modo suo. La Switch OLED ovviamente ha un prezzo maggiore della Switch normale e della Switch Lite. Io che non possedevo una Switch, giustamente, ho fatto la scelta più logica di prendere il modello, diciamo, più bello. Dato che la Lite non mi interessa perché non si può collegare al televisore, e la Switch normale, diciamo che appunto potendo scegliere, ho deciso di scegliere questa, dando indietro una console vecchia. Non sarò certo il primo a dirvelo e probabilmente non sarò neanche l'unico, ma se dovete comprare la vostra prima Switch, la OLED è sicuramente un'ottima scelta. Ovviamente se non volete spendere tanto, la Switch normale o la Switch Lite sono altrettanto valide. Non siamo qui a dire chi è meglio di chi, siamo solo qui per divertirci. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. E beh, che dire, aspettatevi un nuovo gameplay presto. Ciao a tutti. E ora noi due, Sushi Striker.